Come ti chiami? Mi chiamo Francesca. Dopo la maturità, come hai deciso di continuare il tuo percorso formativo? Allora, io mi sono diplomata nel 2018 e inizialmente avevo altri piani. Infatti, negli ultimi anni di liceo ho iniziato a guardarmi intorno e alla fine ho deciso di fare domanda ad alcune università inglesi, alle quali sono stata ammessa, ma poi ho deciso di rimanere in Italia e mi sono iscritta alla facoltà di Lingue e Culture per il Turismo e la Mediazione Internazionale a Bari, dove adesso frequento il terzo anno. Qual è la cosa più bella che ricordi degli anni passati al 2000? Io ho tanti ricordi positivi degli anni del liceo, ma sicuramente quelli più belli sono legati agli stage linguistici, quindi ai viaggi fatti nel corso degli anni. E il più bello, il ricordo sicuramente più piacevole, è quello del mese trascorso a Londra nel 2017, che è appunto un'opportunità che ho avuto grazie a una borsa di studio. Credi sia stato un buon investimento frequentare il liceo linguistico Don Milani? Io credo che frequentare il liceo Don Milani sia stato un ottimo investimento, non solo dal punto di vista disciplinare, perché comunque ho imparato 3 lingue straniere ad un livello ottimo e ho avuto anche una buona base per quanto riguarda tutte le altre materie, che mi avrebbero fatto intraprendere un qualsiasi percorso universitario con facilità. E posso dire però che il buon investimento sta proprio nelle attività che il liceo ha sempre proposto, quindi per quanto riguarda i corsi di lingua, per il conseguimento di certificazioni linguistiche, ma soprattutto per i vari stage linguistici, quindi i viaggi che propone. Perché infatti sicuramente viaggiare e avvicinarsi a culture diverse dalla propria non solo fanno sì che l'interesse nella lingua aumenti, ma soprattutto aprono la mente e quindi fanno sì che si possa, che il giovane si possa rendere conto di tutte le possibilità che ci sono, di tutte le realtà che ci sono. Magari nel momento in cui poi è portato a prendere una scelta di come continuare il proprio percorso formativo alla fine dei 5 anni di liceo.